Golpe, marcia su Roma dei militanti a 5 Stelle. Beppe Grillo evoca scenari apocalittici per denunciare il gioco di palazzo che ha portato al bis di Giorgio Napolitano che, avverte, prepara il terreno al governo del grande inciucio tra PD, PDL e Scelta Civica. È in atto un colpo di Stato, è necessaria una mobilitazione popolare davanti a Montecitorio, dobbiamo essere milioni. Tuona a caldo dal blog il leader del Movimento 5 Stelle. La reazione dei presidenti di Camera e Senato, Laura Boldrini e Piero Grasso, è ferma. Napolitano è il presidente di tutti, scrivono in una nota congiunta. Parlare di golpe è infamante. Poi Grillo corregge il tiro e la calata su Roma viene rimandata ad oggi alle 15 in piazza Santi Apostoli per diventare un incontro con stampa e simpatizzanti. Una brusca frenata, forse suggerita dai consigli delle forze di sicurezza dispensate all'entourage grillino per non buttare altra benzina sul fuoco della piazza. Il golpe parlamentare della partitocrazia è un'immagine che non appartiene al lessico del candidato alla presidenza del Movimento 5 Stelle, Stefano Rodotà, che si dissocia. Sono sempre stato convinto che le decisioni parlamentari possano e debbano essere discusse e criticate anche duramente, ma partendo dal presupposto che si muovono nell'ambito della legalità costituzionale. I parlamentari stellati scendono in piazza per placare i militanti, ma la rielezione di Napolitano non piace ai capigruppo. Viene confermato di nuovo il vecchio presidente, quello che ha firmato e filmato il Lodolfano, quello delle intercettazioni che fra qualche giorno vengono distrutte. Io vi ricordo anche queste cose. Certo che i partiti che hanno preferito fare un accordo tra di loro e poi andarlo a caricare di questa responsabilità, insomma, hanno fatto una scelta ben precisa. Risuonano ancora le parole di Grillo sul blog. Nel dopoguerra, anche nei momenti più oscuri della Repubblica, non c'è mai stata una contrapposizione così netta, così spudorata tra palazzo e cittadini. Qui o si fa la democrazia o si muore come paese. Parole gravi, ma i parlamentari 5 Stelle si affrettano a precisare con un occhio alla piazza: nessun tipo di violenza sarà mai tollerata, e anche Grillo invita ad isolare i violenti. Andrea Maggiore, Sky TG24.